Ciao, sono Kevin Follett e sono qui a Shame per il sesto anniversario. Lieto di essere qui e ringrazio i ragazzi appunto di avermi invitato a presentare il mio show audio video relativo al mio ultimo lavoro che si è intitolato Viscera. Viscera è un progetto nato proprio di pancia, proprio contrariamente a come ho fatto negli ultimi decenni. Ho voluto fare una raccolta di opere nate senza un preciso filone. È stata una cosa puramente diciamo a sentimento. Dico ok, entro nel mio studio e comincio a comporre a mettere insieme dei suoni senza una direzione specifica, tipo non so, mentre in passato mi sono orientato molto sulla dance music, in questo progetto ho voluto esplorare vari panorami senza una direzione specifica. Sono partito direttamente conforme in quel preciso momento il mio stato d'animo mi guidava. Infatti il titolo è stato appunto Viscera, dato appunto da questa cosa puramente di pancia. Allora, io ritengo che quello che io sto facendo specialmente nell'ultimo periodo non sia musica per tutti. Quindi, alla luce di questo, ho pensato di associare delle visual generate anch'esse da me, di associare delle visual ad ogni singolo brano, in modo tale da poter catturare comunque l'ascoltatore, sebbene non possa essere chiamiamolo preparato all'ascolto di quello che io propongo in serata, comunque riesco bene o male a trasportarlo durante questa esperienza, questo show insomma che ho messo in piedi. Ritengo appunto che sia una via diciamo più facile da percorrere in questo senso. Sì, le visual sono state autoprodotte da me e pensate brano per brano, generate una ad una. E insomma, è stato un bel lavoro anche di studio, perché non avendo mai fatto visual in precedenza, insomma, ho investito parecchio tempo per la generazione e per trovare la rappresentazione grafica migliore di quello che io avevo in testa e che volevo esprimere e rappresentare graficamente. Allora, per quanto riguarda la parte puramente di genesi sonora, diciamo che la cosa si è evoluta negli anni. Sono 25 anni che comunque compongo musica elettronica, ho spaziato veramente in una moltitudine di generi, ma per il semplice fatto non tanto perché io non abbia le idee chiare, ma perché mi piace curiosare, sono di fatto uno sperimentatore e come tale sono una persona curiosa. Essendo curioso sono spinto ad andare dove non sono mai andato prima concettualmente, mentre diciamo agli albori seguivo un po' delle correnti che comunque venendo dagli anni 90, avendo vissuto le discoteche come erano alle origini diciamo della musica dance, quindi house, techno e robe e diciamo generi di questo tipo, che poi vabbè, ovviamente si sono evoluti un po' con la progredire della tecnica e diciamo anche della tecnologia. Io sono andato di pari passo, quindi negli anni ho acquistato macchine, ho provato i software e quindi dopo aver provato un sacco di cose ho trovato diciamo una sorta di mia dimensione artistica e c'è il cosiddetto
kit di sopravvivenza elettronico, quindi ho le mie macchine preferite, ce ne sono sia analogiche sia digitali. A me piace combinare le due fonti, ma mi piace anche estendere la cosa anche a strumenti, diciamo, che possono anche non essere diciamo musicali di per sé, può essere tipo un tavolo, uno scaffale o qualsiasi superficie che possa generare, diciamo, delle vibrazioni. Io mi diverto con microfoni a contatto a registrare questi suoni, processarli, miscelarli e introdurli all'interno delle mie composizioni. Diciamo che non, diciamo, prendo tutto quello che diciamo il panorama diciamo tecnologico e non mi dà la possibilità di attingere, insomma. Allora, il mio bacino d'utenza, diciamo, per quanto riguarda la musica è piuttosto ampio, giusto per ripetermi, sono una persona curiosa e mi piace anche mettermi alla prova, quindi tante volte quello che io faccio lo vedo come sfida contro me stesso e cerco bene o male di alzare sempre l'asticella, diciamo, di queste sfide che mi impongo a personalmente, insomma. Io sono di fatto un polistrumentista, quindi io ho rudimenti di batteria, ho rudimenti di composizione, ho rudimenti di tecniche di missaggio, ma anche qualcosa di mastering, insomma. Sono un musicista tecnico. Dopo, per appunto, sono anche uno scienziato, quindi di fatto io cerco di attingere da tutte le mie conoscenze che ho già e cerco di integrarle, continuo ad integrarle facendo comunque studi riguardo varie cose che mi passano per la testa, o magari ho degli input, magari anche navigando su internet, guardando su YouTube. La curiosità è quello che mi ha sempre portato, che mi ha sempre dato linfa vitale, di fatto. Quindi il piacere di conoscere cose nuove, sia in ambito puramente didattico, sia anche per i miei scopi bellicosi musicali, insomma. Quindi sono tastierista in una band post metal, sono batterista in una band punk e faccio musica elettronica da 25 anni, quindi mi ritengo un musicista abbastanza completo da questo punto di vista. Comunque ho studiacchiato anche strumenti a corda, come può essere la chitarra e il basso, ho studiato le percussioni, insomma. Sono uno che si è tanto divertito a mettersi alla prova. Quindi gente mi chiede: ma perché sei andato, hai scelto questa strada piuttosto che un'altra? Perché non hai tenuto magari la vena di dance elettronica e invece sei andato a fare musica di altro tipo, come sto facendo ora, che è elettronica sperimentale, a me piace curiosare, io continuo a curiosare, mi spingo su panorami che non ho esplorato prima, quindi probabilmente tra un anno o due, quando sarà, se ci rincontreremo, probabilmente starò facendo dell'altro. Sì, io sono in continua evoluzione, di fatto, ma diciamo anche i miei vecchi sostenitori comunque li ho abituati negli anni a tirare sempre fuori il coniglio dal cilindro. La grande sfida è cercare sempre di trovare qualcosa di interessante da proporre. Consigliare un disco? Beh, ti consiglierei il mio disco. No, diciamo, io adesso, allora, nel periodo attuale ho tre artisti
feticcio, chiamiamoli così, dove sono fisso da un po' di tempo e che faccio fatica a non ascoltare. Uno è Ben Frost con il suo ultimo album Center Cannot Hold, poi c'è Clark con la colonna sonora di The Last Frontiers, e l'ultimo è Age Of di Oniotics Point Never. Ringrazio i ragazzi di Shame per questa opportunità di esibirmi presso questa santa sede, e grazie ancora a voi per l'attenzione. Bravo.